Chiostro San Domenico di Trapani per presentare il libro L'Italia rovesciata, ovvero Nunzionasi, una biografia politica. Ultimo saggio è lo storico di caratura nazionale, il trapanese Salvatore Costanza, edito da Morgana Edizioni, a dialogare con l'autore Marcello Saia, docente di storia delle istituzioni politiche presso l'Università degli Studi di Palermo. Abbiamo intervistato anche Anna Puccio della casa editrice Morgana e Rosalia Dalì, assessore alla cultura del comune di Trapani ha seguito i lavori per noi il nostro direttore Riccardo Galatioto. Nunzio Nasi, dalla storiografia degli anni 60 e 70, era stato confinato in una sorta di gabbia, che lo vedeva come un mediatore di bassa lega, che ovviamente pensava solo alla sua medaglietta parlamentare e che si esercitava poi nella seconda parte della sua vita politica in questa... Ehm, esercizio di populismo. In realtà eh, Costanza ci presenta una figura molto più complessa, sfaccettata con luci e con ombre, ma sicuramente molto più interessante. Ci permette anche di articolare il giudizio sugli avvenimenti della Sicilia. In età contemporanea, di personaggi come Nunzio Nasi ce ne sono altri che sono di grande interesse. Penso a Ludovico Fulci di Messina, che ha una, una, una sorta di esperienza pressoché identica a quella di Nunzio Nasi. È un libro che ci permette di fare un salto di qualità negli studi sulla Sicilia contemporanea. È un volume veramente importante, parla di un periodo storico bello per la città di Trapani, riprendere quello che era realmente essere sindaco di una città come Trapani in quel periodo importante e anche abbastanza attiva. Rivalutare la figura di Nunzionasi. Per onorarne la memoria, per raccontare e lasciare ai posteri una biografia umana e politica di un uomo che tanta importanza ha avuto per la storia di questa città e non soltanto. La città è disseminata di mezzi busti, di Nunzionasi, abbiamo un bellissimo villino attualmente chiuso di proprietà della ex provincia che speriamo possa ritornare a essere fruito dai cittadini. È il nostro dovere. È e mantenere viva la memoria e il ricordo di quest'uomo e delle sue iniziative. Chi meglio al professore Costanza? Infatti noi oggi daremo a lui un grande riconoscimento come città di Trapani per tutto il lavoro profuso durante la sua carriera. Prima città di Trapani, al professor Salvatore Costanza, per le sue alte qualità morali e per la sua meritoria attività di storico, fulgido esempio di cultura e umanità per i trapanesi di oggi e di abbiamo scelto questo titolo? È un'Italia sottosopra, eh, si è rovesciato il mondo. Perché? Si riferisce praticamente alla, ad, una, ad un pensiero dello stesso Nasi, il quale praticamente è, è, pensava giustamente che la spedizione Garibaldina del 1860 il, avesse già diciamo, creato una, diciamo, una, un inizio di Unità d'Italia che era partita proprio da Trapani, è stato per 40 anni deputato e quindi praticamente ha sempre difeso eh, Trapani, poi cura eminente di quel tempo anche perché si inserisce in quel, in quel contrasto nord-sud che il che congiolitti avrà poi la sua, il suo drammatico svolgimento, processo che... È stata una, una montatura Giolittiana, diciamo, ha dimostrato appunto la debolezza sociale in fondo dell'alternativa dell che Nasi voleva, voleva opporre a Giolitti e la prevalenza invece la forza. diciamo, di, quella, di quel blocco agrario e industriale che Giulitti rappresentava in quegli anni. Nasi fu la vittima di questo scontro, nessuno ha avuto la, né la, né, diciamo, la, la rappresentanza, la funzione che ha avuto Nasi nel Parlamento italiano né diciamo, ha rappresentato questo emblematico diciamo, contrasto nord-sud che invece il Nasi ha rappresentato. I trapanesi conoscono solo la vicenda parlamentare, la vicenda del dramma parlamentare di Nasi, il processo, va bene, in, in maniera più o meno eh, come dire, surrettizia, in maniera non proprio diciamo, chiara, che ha rappresentato non soltanto Trapani, la Sicilia, ma ha rappresentato pure gli italiani di Tunisia. Infatti lo chiamavano il deputato di Tunisi. Trapani doveva andare fiera perché nel, nel, nel periodo, negli anni in cui Nasi fu deputato, Nasi, Trapani era una città industriosa, era epicentro dell'area commerciale del Mediterraneo, un uomo politico di alta moralità civile.